Buongiorno a tutti e a tutte, dalla redazione Coreporters di Tisi. Io sono Simona Sottgia. Parliamo oggi di musica e riciclo. Scopriamo il progetto laboratoriale del professor Giuseppe Serra, docente di musica della Scuola Media di Tisi. A voi il servizio. Quest'anno, oltre la normale programmazione didattica che comprende sia l'educazione al canto che quella strumentale con strumenti appunto didattici, abbiamo focalizzato un po' l'attenzione su quello che poteva essere un modo di suonare alternativo. La necessità di attivare un progetto musicale un po' particolare nasce anche dall'esigenza vera e propria di reperire degli strumenti musicali che in questo momento la scuola non offre. Quindi abbiamo pensato con i ragazzi di realizzare degli strumenti, perché no, utilizzando del materiale di riciclo. Questo perché? Perché oltre a riciclare del materiale che altrimenti sarebbe andato perso o, nella peggiore delle ipotesi, anche lasciato a marcire, quindi a inquinare il nostro ambiente, il nostro paese, ci ha dato anche la possibilità di lavorare anche da un punto di vista storico, da un punto di vista anche scientifico dei materiali. Questo perché? Perché coi ragazzi abbiamo fatto un lavoro propedeutico al progetto che comprendeva una parte di ricerca. Ricerca di cosa? Ricerca non soltanto del materiale in sé, ma anche la ricerca di quello che poteva essere il timbro, il suono dello strumento. Dopo aver fatto questa ricerca e questa sperimentazione da parte loro, i ragazzi hanno portato qui a scuola il materiale secondo loro più interessante. E da lì poi siamo partiti. Abbiamo diviso i materiali in materiali fatti di metallo, materiali fatti di legno e materiali soprattutto fatti di plastica, come una molla per fare il cappuccino che produce un suono squillante tipo una tubular bells, per esempio, dei bidoni di tinta che ci permettono non solo di fare il suono del tamburo, ma anche quello di imitare il suono del surdo, che è uno strumento un po' più complesso, che ha una doppia pelle, che ha un suono molto particolare, per poi arrivare a materiali molto semplici come bottiglie di plastica, tappi di plastica, tappi di metallo che ci hanno permesso di ottenere dei sonagli, ci hanno permesso di ottenere dei suoni un po' più squillanti. Il progetto si è concluso con la realizzazione di un brano musicale che i ragazzi hanno suonato ed eseguito all'interno ovviamente della classe. Ci riproporremo negli anni a venire di creare una vera e propria biblioteca musicale, cioè fare anche delle incisioni, fare dei video e soprattutto conservare questi materiali per evitare che si disperdano nell'ambiente, ma anche per poterli utilizzare anche i ragazzi che arriveranno qui dalle elementari e aggiungerne sempre di nuovi, ecco.